tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di tutorial di come scaricare il mod Stumbleguys con il mod menu. Allora, dobbiamo andare in questo mio video andiamo nel link e clicchiamo questo qua, il link del video. Poi andiamo nel suo canale ed ecco qua il video, questo qua. Update KeePass GUIs 1.0.8 upcversi 0.41. clicchiamo il link Mediafire. Aspettiamo che ci fondava nel link e clicchiamo download e facciamo scarica. Poi andiamo qua e aspettiamo che si scarica. Ok, si sta per scaricare. Ok, ecco, si è scaricato. Cliccatelo, poi fate install. Aspettiamo che fa installazione, non ci dovrebbe mettere così tanto. Aspettiamo. Quanto tempo ci vuole? Ok, si è scaricato. Fate apri. Poi girate il telefono come sempre. E allora qua vi dovrebbe crashare. A me non è crashato. Ok, fate avviato il mod menu. Ed ecco qua, Kick the Game. Stiamo per entrare ed eccoci qua. Poi qua facciamo Undertale. E poi eccoci qua nel nostro bellissimo account. Ora voglio vedere se le mod vanno. Questa volta andiamo in una partita normale. Ok. Emoticon. Mettiamo tutto. E questo. Prima vi voglio far vedere come avere il nome colorato. Allora, dovete mettere freccetta color uguale, poi potete mettere qualsiasi colore, ma lo dovete scrivere in inglese, tipo che ne so, orange. Facciamo un'altra freccetta, facciamo iscrivetevi e mettete mi piace. Ok, eccoci qua. Iscrivetevi e mettete mi piace. Andiamo nella partita e vediamo se le mod vanno. Metto pausa perché è noioso aspettare che la partita starta. Ok, ecco qua, la partita è startata. Vediamo se le mod vanno. Abbiamo tutti la stessa skin. Che non va? Però dovrebbero andare. Ah, vedi, è andata. Vedete? Le mod funzionano. Guardate, e quella di quell'altro video è soltanto un bug, però funzionano, a volte si bugga. Mi sa che forse è soltanto il cuore non funziona, però le altre sì. Vabbè, il cuore non è così tanto bello, perché io nell'altro video non l'ho provato. Vabbè. Comunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e ciao, e vi sia stato utile, iscrivetevi e mettete mi piace. Ciao! Aspettate, prima vi devo far vedere che come fare. Cioè, allora, per invece uscire dalla partita subito, se volete, attivate mod toggle e usate una mod e vi fa crashare dalla partita. Vabbè ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile e ciao a tutti.